La mia azienda è nata solo nel 1990. Sono arrivato al vino per puro caso, tenendo presente che sono un astemio. Questo vi può ben dire che cosa significa per un astemio arrivare a fare del vino. Avevo comprato dei terreni realmente poco validi per le culture che andavano, come grano, girasole, mais, orzo, non irrigui, discoscesi. E dice, questo proprio è un matto, come mai si è permesso di comprare questi terreni? Allora decisi di fare un giro per vedere questi vigneti e mi ritrovai in Francia e vidi che tutti i vigneti erano come quelli dei nostri ari, cioè bassi. I francesi facevano questo perché dalla taglia bassa si riusciva ad avere un grande prodotto, un grande vino, al che decisi di tornare in Molise, togliere i tendoni, avevo messo circa 7 ettari della mia azienda di 50, e decisi di fare dei filari di uve, tutti a spalliera, rispettando la natura, mettendo del legno, dei pali di legno, e iniziamo quindi questa raccolta. Finalmente nel 2004 riuscimmo a fare la nostra tintiglia. Il segreto era facile, la maturazione completa del prodotto, però tirammo fuori un prodotto di 14 gradi e mezzo. Tutti mi dissero, ma chi non beve questo vino così forte? E mi presentai al vinitere con questo prodotto. Da allora è nata l'azienda Catappo. E oggi siamo presenti in tutto il mondo, non ci manca nessuna nazione più. Noi abbiamo fatto un circolo chiuso in cui siamo noi, i miei clienti li chiamo tutti a nome, che vi devo dire, Jimmy in Cina, Nick in Canada, Carlo in Germania. Il Molise lo stiamo portando, grazie alle nostre forze, dappertutto. Oggi siamo una realtà piccola e la difenderemo fino in fondo.